Fighters Academy Fitness è questo il nome del nuovissimo centro sportivo inaugurato ad Andria su via Barletta, oltre 1000 metri quadri di palestra con attrezzi di ultimissima generazione e non solo, corsi di kickboxing, Wing Chun, Kung Fu, Brazilian Jiu Jitsu, Judo, Pugilato, difesa personale per le donne e molte altre discipline. Siamo animati da grandissima passione prima di tutto verso queste tipologie di sport. Noi qui prevalentemente, oltre il classico bodybuilding, pesistica, fitness, facciamo anche arti marziali quasi di tutti i tipi, perché oltre al kickboxing facciamo anche Brazilian Jiu Jitsu, quindi Wing Chun Kung Fu, che è un Kung Fu del sud della Cina, e ci divertiamo anche a mixare il tutto con le MMA, che non a caso ci saranno due istruttori di due discipline diverse, appunto quelli di kick e quelli di Brazilian, che si divertiranno a mixare il tutto. Investire in un momento di crisi dà grande merito ai soci imprenditori della Fighters Academy Fitness, un centro sportivo all'avanguardia con istruttori di livello assoluto come Pasquale Di Teo, Vanni Altomare e Donato Crisostomo. Abbiamo cercato di fare il meglio possibile per quanto riguarda, diciamo, sia la struttura, sia come l'abbiamo dovuto assemblare, sia anche per le dimensioni. Non è stato facile trovarlo, perché insomma poi alla fine bisogna anche cercare quello che si trova, e noi abbiamo preso quello che non a caso era il più grande di tutti, proprio perché volevamo fare una cosa diversa dalla solita palestrina, ma non per tirarcela. Ripeto, noi siamo animati da molta passione, non a caso siamo i primi a stare qui dalla mattina alla sera ad allenare e ad allenarci di conseguenza anche noi stessi. Presente all'inaugurazione del centro sportivo, le istituzioni rappresentate dal presidente della provincia di Barletta Andrea Trani, Francesco Ventola, e dal sindaco di Andria Nicola Giorgino, che si sono complimentati per l'ottima iniziativa avviata su via Barletta. La palestra non è fatta solo per dimagrire, ma anche, insomma, per, ripeto, per svagarsi, come si suole dire. In più c'è anche l'aspetto allenamento, l'aspetto alimentazione, che noi ovviamente, come in tutte le palestre, ne parliamo tantissimo, con una particolare cura appunto al divertimento e allo svago del cliente. Black.